Anzi, facciamo il double ospiti speciali oggi, vai. Ci mettiamo anche Surri, così almeno facciamo il content. È qui accanto a te, lo vedi. Ciao. Grazie a quello mille. Alex me lo puoi mandare anche in omaggio, eh. No, no, babbo, ma... Cioè, lo posso dire, no? Sa di merda. Raccontiamo un po' l'antefatto. Tutto è iniziato con una reaction nata praticamente per caso, perché io ascoltando, facendo una reaction a un video di Jump It, che sono venuto a sapere che il buon Alex Parfum era il creatore originale della canzone di Jump It. Mi sono messo a vedere i suoi video e ho deciso di invitarlo per questo format unico, nel senso che non verrà mai più riproposto. Quindi ho deciso di invitarlo per cercare di incontrare la mia community con dei consigli che possono essere effettivamente utili. Abbiamo fatto dei provini sul mio Discord, siamo partiti da Telegram, poi Discord, per selezionare una decina di persone che hanno lavori, hobby e interessi diversi, così da consigliargli dei profumi. Alex si presterà, compreso il sottoscritto, perché anche io ho bisogno di profumi, dato che non ne utilizzo. Ciao Alex, come stai? Benvenuto. Ciao Dario, ciao ragazzi, ciao a tutti. Grazie mille del benvenuto. Ma grazie per questa ospitalità. Ma ci mancherebbe, è stato molto divertente, insomma, vedere i tuoi video, anche perché c'hanno quel tocco mascio, no? Quel te che comunque ti spargi il profumo, la giacchetta, la cravatta. Molto, ci provo. Molto arrapante, molto arrapante. Sì, ti ho visto abbastanza eccitato quando snasavo i profumi. Diciamo il mio tocco di classe, cioè quello che cerco, perché poi se ci pensi, un profumo, cioè come faccio a farti passare un profumo da uno schermo, no? Cioè è impossibile, quindi devo dare quell'impressione a livello proprio che impatto mi dà, no? Carnale, quindi lo devi sentire, capito? No, più che altro, no, è vero, sì, c'è un naso che riesce un po' a carpire tutte le sfumature. Quello che mi è sempre piaciuto, in canale, un attimo dentro le froge, quello che mi è sempre piaciuto è il fatto che trovi tutte le note, cioè cerchi veramente di far immaginare nella testa delle persone, anzi nei nasi delle persone, quello che stai respirando te, ma non è facile, senza odorama. E io quindi direi il benvenuto al primo ospite di oggi, ovvero Alessio. Ciao Alessio. Allora Alessio, innanzitutto, quanti anni hai? Chi sei? Cosa fai? Raccontaci un po' di te. Ok, allora ho 28 anni, sono a Londra al momento e cerco un profumo per il mio lavoro. Allora, Londra innanzitutto, quindi abiti in una città che puzza, cioè, quindi abbiamo bisogno di qualcosa che vada anche un po' a coprire. Città grigia. Esatto. Upa, sì. Però cerco un profumo per dei clienti particolari. Perché... C'è un gigolò? No. Lavori con gli arabi. Bravo. Come hai fatto a capirlo, Londra. Alex? Perché lo so, perché a Londra è pieno di locali che praticamente lavorano, esatto, con allora gli arabi, con... Lavoro in un casinò, sono un croupier, e per questo, e la maggior parte dei miei clienti appunto sono di Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait. Allora cerco un profumo che coglioni mi dia guarda, una certa impressione sul posto di lavoro, insomma. Io ti dico già soltanto che prima della live mi stavo facendo il mio Bakur, ok? Arabo, eccolo qua. Questo è il mio Bakur, okay. Arabo. Dentro ci sono delle palle profumate con oud, che è praticamente uno di quegli alberi, di quelle resine, che viene utilizzato tantissimo in questi posti. E loro pensa che utilizzano come base, prima di altri profumi, proprio questa sostanza, l'oud, il legno di agar, ok? Che bellezza. E questa resina, molto molto forte, dal sapore quasi, dato che siamo su, cioè lo posso dire, no? Sa di merda. È bello, okay. Perché ti sei chiesto su che piattaforma eravamo, quando hai capito che eravamo su Twitch si può dire merda, non ho capito allora, perché merda, però allora. ci sta ok, quella roba lì la utilizzano come base e poi ci mettono il bravo. Infatti io ogni cliente, anche se incontrerò non lo so 500 clienti al giorno diversi, hanno comunque tutti la stessa fragranza base, tutti uguali.
Sì. Quindi hanno cioè, proprio sanno di merda? Vampa- sì. Oddio, cioè, non lo so. Dai, cioè, io prendo allora, allora cosa? Adesso, adesso sono stato dissacrante al massimo. Però ti, ti, ti dico questo. È un odore fecale che però è estremamente, estremamente complesso. Per un naso molto allenato è stupendo, ok? È stupendo. Se lo sente una persona, se lo sente un occidentale, dice, cioè, che cazzo è che si è cagato sotto? Ma se lo sente invece, se lo sente invece un, uno che viene dagli Emirati Arabi così, per lui è un profumo incredibile, ok? È proprio una questione di mentalità, come la rosa. La rosa da loro viene utilizzata prettamente dai maschi, non dai, dalle donne. Noi qua invece se sentiamo un profumo alla rosa è più che altro per donne. Allora, Turat, di Spirit of Dubai, viene direttamente da Dubai. È un profumo con vero oud all'interno, ok? Quindi, però è molto occidentalizzato, quindi non è un profumo che sa, come ti dicevo prima, che sa prettamente merda, di stallatico, okay, se c'è così okay. Questo è indossabilissimo, una scia paurosa, spettacolare, quindi loro saranno fieri di te. Diamo il benvenuto a Firticchio. Ciao Firticchio. Eccoci. Eccomi, ciao Firticchio. Ciao a tutti. Che signor nome è già molto home e nome, no? Sembra un uomo che puzza molto. Vediamo però. No, assolutamente. Tanto somiglia a Gianluca Fru. È una cosa incredibile. Ancora? Basta. Io non sono né Fru, non sono il Massimo, non sono il Gesù. Basta. Sempre a cazzato nero dire. Però, senza senso. Vabbè, comunque Firticchio. Firticchio. Allora, tu, lei che cosa fa? Guarda, tu già c'hai una cosa che... Ma tu c'hai i capelli lunghi. Tu c'hai i capelli lunghi. E questo è il top per il profumo, il top, micidiale. Sentiamo. Perché? Spiega un po', Alex. Ah, perché è quello che le donne... Cioè, il profumo, fondamentalmente, a me l'unica cosa che sta sulle palle del profumo è che se ne va via, okay? Ok? E quindi devi rispruzzarlo, perché poi dipende dai profumi che usi e quant'altro. Ma sui capelli il profumo perdura per... fin quando non te li lavi, ok? Quindi se tu ti vuoi uscire la mattina, ti rispruzzi sui capelli il profumo, te lo porti sulla chioma per tutto il giorno, è una figata. Infatti le donne sono più sciose solitamente di profumo degli uomini, perché c'hanno i capelli. Però questo può essere anche un handicap se sei un fumatore o se frequenti ambienti dove si fuma molto, perché ti rimane addosso anche il puzzo di fumo. O di e allora lì metti un profumo che si abbina bene con l'odore della sigaretta. Perché c'è? Vorrei un profumo siculo, legnoso, da contadino, dalle mie origini. Ma non è una richiesta. È una richiesta, cioè... certo. Ah, ok, va bene, okay. Okay. Vabbè. Ok. Devo dare delle credenziali. Sì, 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 assolutamente. Perfetto. Prego, Alex. Allora, se ti posso fare una domanda? Sì, sì. Se tu devi pensare alla tua infanzia, okay, e a un odore che ti ricorda la tua infanzia, qual è? L'albero di arancio dal mio giardino. L'albero d'arancio del tuo giardino. Quindi agrume. Ok. Allora, c'ho il profumo per te. Tra l'altro, questo è un brand italiano, okay? Che non ho mai fatto vedere ancora sul webs. Guarda come sono fatti. È praticamente un profumo che richiama la tradizione sicula, tra l'altro. Che figata, anche questo. Sono tre profumi. Questo, ad esempio, si chiama Catania, vabbè, però... Proprio? No, vabbè, cioè nel senso, poi sono tutte e tre comunque specifici, però per quello che mi hai chiesto tu, ovvero un legnoso esperidato, ok, che ti ricorda, diciamo, questi odori della tua terra, o comunque del sud, ok, questo è il profumo che ti consiglio, perché tra l'altro si abbina molto bene anche con la tua età. E te mi avevi detto spiridato, che cazzo esperidato, vuol dire? Esperidato è contenente agrumi, quindi agrumato, okay. Agrumato. Esperidato e agrumato sono praticamente la stessa cosa. Ma scusa, te mi hai detto un cazzotto in un occhio, no? E allora perché uno se lo dovrebbe mettere? Cioè questo è, se è di disturbo per gli altri, cioè per resumo, poi non lo so. Perché allora, colpisce magari. Partiamo dal presupposto che il profumo fondamentalmente per un appassionato, ok, è qualcosa che tu metti per te, prima di tutto, e non per gli altri, ok? Cioè proprio quando spruzzi il profumo godi, perché è un... cioè, tu Alex, queste robe qua mi fanno impazzire. No, io quando spruzzo il profumo godo,
perché è un'esaltazione della tua personalità. C'è un profumo che mi ricorda il Conte Dracula, ok? Come se tu entri dentro un castello, ok? Un castello cupo, di quelli proprio cupi, brutti, no? Quei castelli così. Infestati. Infestati, no? Entri dentro e ci sta una tavola imbandita con soltanto però le posate, non c'è niente da mangiare, con un mazzo di rose secche al centro, ok? E si sente questa rosa spenta, cupa, che sa di tenebra, no? Si chiama Miracle of the Rose, ed è un profumo spettacolare che se te lo metti e tu non ci capisci niente di profumi, cioè, non... è difficile che lo... Comunque che lo sei un regista dell'odore, perché cioè, vai a descrivere le ambientazioni, la sceneggiatura, cioè una sceneggiatura, una narrazione... Beh, ma la mia vita, Dario, è diventato un profumo. No, ma ci sta, E diamo il benvenuto a Filipponio. Oh, Filipponio, grande ritorno. Come stai, Filipponio? Tutto a posto? Ciao, tutto bene. Ciao, Filipponio. Piacere, Alex. Allora, ho 26 anni, quasi 27, sono di Milano, sono un ingegnere informatico e lavoro nel campo delle frodi bancarie, cyber frodi. Le prevengo, non le faccio. Allora, intanto io penso che sarai in un ufficio. Bravo, esatto, volevo arrivare lì, perché vorrei un profumo, come dici tu, da ufficio, però non una cosa, il profumo quello fresco che si mettono tutti, una roba un po' ricercata, particolare. Se adesso, in questo momento, no, scollegati proprio completamente, il cervello spento, se io ti dico, dove ti vedi nel posto che ti fa stare più in pace in assoluto, se chiudi gli occhi, qual è adesso il posto in cui saresti più al sicuro? Dove saresti in un mood di pace e tranquillità? Guarda, ti dirò tranquillamente in un bosco dopo che è appena piovuto. Okay, magari appena prima di arrivare sul crinale della montagna. La Madonna, ragazzi, oggi è veramente un simposio, bellissimo. Beh, non c'è assolutamente profumo migliore di Parco 1923. Questo è un profumo... Bello. È un profumo di nicchia di una casa italiana che praticamente si è ispirata al Parco Nazionale d'Abruzzo e all'interno di questo profumo qui, grazie a dei botanici, sono riusciti ad estrapolare dei componenti, dei fiori che nascono soltanto dentro quel parco, ok? E a inserirli come essenza dentro questo profumo qua. Infatti è bello. Un profumo verde, particolarissimo, tra l'altro... Se tu vedi, c'ha questa particolarità qua, che c'ha sul tappo questo spessore fatto così, che ogni volta che tu lo spruzzi, se sgocciola un pochino, ti restituisce quella sensazione quando annusi la corteccia dell'albero dentro il parco nazionale. Una figata di profumo che è perfetto per l'ufficio, perché quindi non è troppo forte, che dà fastidio alle persone. Ma quando passi comunque lo percepiscono e dai questa ventata di aria fresca, di bosco. Vai Dippo, tocca a te, che dici? Presenta, Dippo, chi sei? Ti ascolto, ciao. Allora, io sono Yuri, ho 23 anni, vivo a Milano e lavoro, faccio il tecnico per eventi, quindi eventi campo medico, quindi diciamo che sono sempre a contatto con dottori, professori, così. Quindi lavoro molto a contatto con questo tipo di persone. Senti, te come persona? Sei una persona aperta, espansiva, oppure sei un po' chiuso? No, sono riservato. Molto timido. Sì. Il profumo che cerchi sarebbe un profumo che dovrebbe darti un po' più di coraggio, oppure qualcosa che dovrebbe, diciamo, raccontare di te la tua... Non voglio dire... La tua timidezza, cioè nel senso la tua riservatezza, ecco. No, più una cosa che mi aiuti, sì. Cioè, ok. Una parola grossa. Okay. Bene, io ti consiglio un profumo che io chiamo da boss. Quei profumi che ti fanno diventare un po' il boss della comitiva, ok? Ok. È un profumo che azzarda molto, ma al contempo riesce ad essere... Non intimo, perché non è intimo, ma di un certo spessore, quindi ti dà un certo tipo di un grado di... Ok? Sto parlando di Alfeti Cedre di Penaligons, che è un'azienda di nicchia, cioè stiamo parlando di un'azienda storicissima inglese, ok? Praticamente unisce questa nota torbata dal sentore di rum torbato, legnoso, come delle botti di rovere,
dove viene invecchiato questo rum, no? Con vaniglia del Madagascar, quindi ti dà questa dose di dolcezza un po' intrigante, ed è quello che poi va a agire un po' sulla tua, no, le persone che ti sentono sono un po' attirate da questo sentore dolce della vaniglia, ma e ha la pesca succosissima in testa, ok? E però sempre questo sentore che ricorda un pochino quei legni un po' brillanti che ti danno quel fascino incredibile. Questo è un profumo spettacolare che io adoro. Ogni volta che lo sento, cazzo, si adattava. Mamma mia. Questo è veramente è un completamento della tua personalità, ok? Cioè, non c'è proprio paragone con altre stronzate che io ti potrei dire da 20-30 euro. Ci può sta, però non ti darebbero quel carisma e quel carattere che invece io ti vedrei a te addosso, capito? Che ti potrebbe dare qualcosa in più. Che lo fa sbocciare, okay, in un certo senso. Sì, no? Che lo fa sentire sicuro, che ti dà quel carisma in più, no? Che... Cazzo di fuori in testa ai medici. Ciao Peter. Buonasera, ciao. Quell'altro continua ad annusare il profumo di prima. Mamma mia. Allora, io sono... mi chiamo Peter, Pietro. Ho 27 anni e lavoro tra marketing e informatica in ufficio su un'azienda che fa mobili di design. Mi piacerebbe un profumo però fuori da lavoro, qualcosa da usare fuori. Io ho un profumo Normi, che mi hanno detto che è Normi, Sauvage, che c'hanno tutti, però volevo qualcosa un po' più carattere fuori da lavoro. Ok, la freschezza che ti dà Sauvage, a te piace? Sì, no, profumo okay, che quindi... mi piace. Quindi vorresti qualcosa di più unico, però su quella linea lì. Esatto, che non assomigli troppo però quel profumo lì, qualcosa diverso. Ma lo sapete che quando mi chiedete queste cose qua io vi faccio sborsare sempre i quattrini pesanti, vero? Comunque ce l'ho. Lo fa, eh. Ce l'ho. Allora, Sauvage è un profumo spettacolare, ok? Spettacolare. C'è solo un problema, che ce l'hanno tutti. È proprio un profumo che ormai senti ovunque, quindi non è più unico ed è diventato un profumo che cazzo dici, ma lo senti ovunque e quindi non va più bene, ok? Magari però lo tieni là e lo usi fra tot anni, quando non è più così tanto famoso e sarà comunque un top profumo. Però su quella linea lì c'è un profumo di nicchia che si chiama Percival di Parfum de Marly, che è questo qua, ed è un... Mamma mia. Allora, è un profumo che io accosto più o meno... Non so come vesti tu quando esci, però io lo vedo da Lucifer. Però l'idea che ti dà come profumo è quello. È un profumo fresco, dinamicissimo, salato, ok? C'ha questa sensazione acquatica, agrumata, molto forte, un po' alla Sauvage, però con una qualità che si sente percepita molto, molto più alta. Quindi si sente la differenza tra il Sauvage e questo qua? Si sente parecchio e dura molto di più. Okay. Ciao Guglielmo. Ciao a tutti. Ciao Guglielmo. Allora, io sono Guglielmo, ho 25 anni, sono di Mantova e lavoro nella comunicazione, diciamo, marketing digitale come social media manager, ecco. Io provo a fare l'Alex Parfum della situazione. Ecco, dimmi i tuoi hobby, ora provo a fare l'Alex Parfum. Allora, vai Dario, vai. Allora, fumetti, manga, poi vabbè, sono appassionato di, per esempio, anche tipo penne stilografiche. Poi per esempio sono un fumatore, visto che l'avete citato prima, fumo la pipa però, non le sigarette. Insomma, ho molti, diciamo, molti hobby, molte passioni, quindi cercare qualcosa di un po' complesso, un po' che abbia molte sfaccettature. Tra l'altro mi piace anche molto il vetiver, che è una cosa particolare che ho già in alcuni profumi. Ecco Olmo, ti voglio fare una domanda. Se dovessi fare un viaggio, dove ti piacerebbe andare? Mi stupisci, Dario, mi stupisci. Giappone. Molto classico, però ci sta. Però qua ci sta l'altra domanda. Vai. Qual è
la prima cosa che, sceso dall'aereo in Giappone, tu andresti subito a visitare? Shinjuku. Ah, quindi il quartiere a luci rosse, mignoni, whisky e droga. Più whisky che altro. My man. Ci sono due profumi che ti consiglio. E è sicuramente Red Tobacco di Mancera. Allora, tabacco rosso è un profumo che si apre con la nota particolare di frutta candita, ma in particolare la pera, ok? Poi, e c'è una dolcezza molto forte che ricorda il tabacco da pipa non bruciato. Quindi il tabacco da pipa aromatizzato alla frutta candita, tipo. E quando apri la scatoletta e ci ficchi il naso dentro, quell'aroma spettacolare e fragrante del tabacco. Poi c'è una parte un po' mielata, ok? Che può ricordare un pochino quelle sensazioni avvolgenti che puoi avere magari nel passaggio di una via a luci rosse in Giappone, ok? Quella sensazione avvolgente, un po' anche erotica. E alla base questo legnoso che ti potrebbe poi trascinare, no, in quel tunnel di provocazione, perché questo è un profumo provocante. In alternativa, Erod di Parfum de Marly è un profumo sempre a base di tabacco, decisamente dolce, ma questa volta qui abbiamo invece la ciliegia, che può andare proprio a fare il caso tuo quando invece ci sbocciano questi alberi di ciliegio in Giappone e danno questa sensazione incredibile, stupenda, anche lui super sexy, e quindi ti riporta un po' a quelle vie dove vai alla ricerca un po' dell'eros, no? Quindi quelle vie a luci rosse, un profumo dolce, avvolgente, che anche lui ha il tabacco da pipa dentro, spettacolare, che ti dà una sensazione da autoerotismo. Addirittura, okay. Cioè, te lo spruzzi mentre ti fai le seghe, è questo quello questo, che ci questo stai questo raccontando. Questo è un profumo da pippone a due mani. Attenzione, c'è un ospite speciale. Sì. Ciao Babbo. Ciao. Grandissimo. Oh. Ti seguo sempre, ma poi con la coperta di Hello Kitty, così tutto sta no, è il top di gamma la coperta di Hello Kitty. Anzi, facciamo il double ospiti speciali oggi, vai. Ci mettiamo anche Surri, così almeno facciamo il content. È qui accanto a te, lo vedi? Ciao. Dov'è Surri? Non lo vedo. Non lo vedi, ma aspetta, è qui. Tutto buio, aspetta. Non ha pagato la bolletta, è il solito taccagno. No, è... le tasse, però è un'altra cosa. Sì, tasse! Vabbè, dai, ma siamo veramente alla demenzialità pura qui, Io voglio solamente questo consiglio. Voglio lasciare la scia di patchouli quando passo. Wow. La scia di patchouli? Sì. Ok. No, ma la potenza... Oh, Surri, sono meglio io di te, Ma ti calmi, ma stai calmo! Che è successo? Che sta succedendo? Ma che cazzo ne so io? Cioè, che sta succedendo? Nemmeno io lo so, non ho più controllo delle mie live. Vabbè, fantastico. Dai, Alex, allora, rispondi, così almeno va via. Te lo dico subito, ma devo andare nei meandri del mio portfolio. Ah, perché c'è anche il portfolio? Certo, qua io c'ho tutto. Aspetta, qua te faccio spendere però i big money pesantissimi, No! Oh babbo, e poi Surri il taccagno, vero? No vabbè, ma Surri è di un altro livello, ragazzi. Te ne consiglio due: patchouli bohème di Laurent Mazzone. Aspetta, okay. piano patchouli bohème di Laurent Mazzone. Ok, ti prendi appunti, Che dentro c'ha le foglie di geranio d'Egitto. No, cioè, patchouli dell'Indonesia. Vado a giro. E calcola, eccolo, le bottiglie sono fatte così. Bella, boh, minimal, bellissima. Siamo monolite di Kubrick. Questo costa poco, in realtà. Allora me lo posso permettere. Ed è super buono pure questo. Si chiama patchouli di strega del castello. Patchouli nero. Senti, prendi appunti. Sì, ma poi tanto non li trovo io i nomi. Non... Bello, poi c'è questo il bot, proprio non è che viene cancellato. Questo è proprio di scantinato, cioè proprio anni 70, quell'odore di muschio scantinato anni 70 che spettacolo. Muschio selvaggio? No, bellissimo. Piccola gags. Piccola. Bellissimo.
Va bene, Babbo. Grazie mille. Quello Alex me lo puoi mandare anche in omaggio, eh? No, no, Babbo, ma che sì. cazzo dici? Almeno ah, so cosa... che non si può dire, non si può no, dire. Ma non è che non si può, si può dire, ma non è che ti faccio regalare profumi da lui, ma sei scemo, te lo comprerò. Ma vabbè, ma quello è un campioncino, eh. Vabbè, no, no, ma questo ma non cosa, è un profumo, ma non è, non lavora alla chiocciola, a Mario No, cioè, lavora non è che lavora all'erbolario, cioè, vabbè, è uno che fa l'influenza in un nido di taccagni. Io vi saluto, dai. Buonanotte. Cioè, cazzo, viene, quindi... rompe il cazzo, chiede consigli e poi vuole pure che gli sono regali. Cioè, veramente siamo al limite. Vabbè, va. Ciao. Vai. Ciao. Te surri, Samoa. Vabbè, ecco da chi hai preso, allora, dai. Sì, qualcosina ho preso. Un profumo che cerco, cioè qualcosa sì, che voglio qualcosa e non ho ancora preso. No, qualcosa di nuovo che magari è imprevisto, che te che penso tu ne abbia provati molti di profumi nella tua vita, no? Ma neanche troppi, cioè boh, i soliti, cioè quelli commerciali comunque. Allora vado io con Surri che lo conosco. La Surri, dimmi. Di tutti i viaggi che hai fatto, qual è il viaggio mancato? Il viaggio che vuoi fare ma bella che questa, ti bella. Manca? Il viaggio che voglio fare ma che mi manca? Sì. Polo Nord. Wow. Quindi una nota un po' più fresca, un punge... No? Hai già qua... Non mi devi di più un cazzo! Cioè... Allora, c'è un profumo che ho comprato un mesetto fa che mi piace un botto, che è di un brand che tipo c'è un negozio qua a Milano e uno a Venezia, e poi nel resto del mondo che è Mercante di Venezia. E l'ho scoperto, mi piace un botto. Preso questo profumo. Benissimo. The Merchant of, Venice, esatto. Sì, Mercante di Venezia. Buonissimo, mi piace un botto. Vero. Comunque io ce l'ho il profumo per te. Ma quanti profumi hai tu, scusami? Ah, tipo 500, ha detto 600. Madonna, un archivio umano. Più il portfolio con gli appunti e le robe. Bello questo. L'aria delle Alpi Svizzere. Un NFT questo. Beh. Allora, chiaramente, il profumo del Polo Nord, no? Uno immagina il ghiaccio totale, sì. Magari l'odore che nemmeno c'è un odore lì, perché dici è aria ghiacciata, no? Però la cosa più vicina a qualcosa di super freddo, quell'aria, no? Quella sferzata di freddo, mi è venuto subito l'aria delle Alpi Svizzere. Questo è un naso profumiere che si chiama Andy Tower, è svizzero. Okay. E calcola, questo qui è un, cioè proprio nell'ambito della nicchia o comunque dei profumi artistici è super high. E questo qui è spettacolare perché ci sta quella nota verde di aghi di pino che ti danno quella sferzata verde, quella nota di ambra grigia, note fredde, metalliche, che ti danno quella sensazione di freddo. È super. Vabbè, mascolino. Io non sto capendo un cazzo, però mi fido. Facciamo così, Surri. Quando mi verrai a trovare la prossima volta, te lo donerò. Dai, alla grande. Facciamo, come... E lo proveremo insieme. Ciao Dario, ciao Alex. Dici di te. Io sono uno studente di cinema e di teatro e abito a Sezze, in provincia di Latina, quindi... Non si sentiva comunque, se posso dirtelo, è proprio accennato l'accento. Beh, piccio ciaro l'accento. È vero. Non di Latina. Sì, e sì. E quindi, ecco, mi serviva magari un profumo che mi distingueva alla Via dei Pub, dove tutti profumano di One Million... Ne so qualcosa. Guarda, io credo che tu hai più o meno un passato simile al mio. Cioè, nel senso, sei cresciuto in campagna? Sì. Sei cresciuto con quelle braciate incredibili, con quell'odore della brace. siamo arrivati a livelli di una chiromante, di una chiaroveggente con le carte. Diciamo, non troppo io, guarda. Non troppo, ok. Ma, non lo so, in famiglia tua comunque qualcuno era un contadino, i nonni, così... Mio nonno era contadino. Oh, vabbè, Alex, vabbè, ma fai cacare. Cioè, veramente, come cazzo fai? Cioè, vabbè, non provo. No, vabbè conosco la zona. È un paese di contadini, quindi... So anche che nei paraggi quello che piace sono i profumi dolci. Profumi dolci, profumi da uomo che attirano l'attenzione. Ma te dal viso ti vedo che sei una persona molto dolce, però. Sei un ragazzo dolce. Profumo giovane. Perché quello, cioè, andiamo cercando magari. alla via dei pub, chiaro. Ok, te lo prendo subito. Però, dimmi il budget. diciamo basso. Non è il profumo più ricercato del mondo, ok?
non è nemmeno il meno sentito del mondo, se vogliamo, ma è una macchina da guerra. Una macchina da guerra. Cioè, nel senso, ogni ragazzo fino ai 25 anni che indossa questo profumo qua, se stai a un metro da una ragazza e comunque c'è un minimo interesse, questo è un punto in più per la troppa. Ok. Versace Eros de Parfum. Versace sì, Eros. Ne avevi parlato anche su TikTok, l'ho visto. Assolutamente sì. È un profumo con menta, dolce, mela verde. Ti dà un vibe un po' tropicale, una dolcezza super sexy, super sensuale, che attira molto. È uno di quei profumi studiati a tavolino per piacere alle donne, ok? Quindi per la via dei pub con questo rischi il trombaggio per strada. La madonna! Oh, finalmente una ragazza, mia vecchia conoscenza su questo canale, che chiude la streak di ospiti, e poi ci sono ovviamente io, ovvero Alice. Ciao Alice, benvenuta. Ciao Dario. Ciao Alice. Beh, allora, io sono Alice, ho 20 anni, abito a Padova e sono una studentessa di chimica. Essenzialmente. Poi nel tempo libero, vabbè, anime manga, se no non sarei qui. E per il resto io ho studiato per tanti anni danza, canto, quindi sì, scienziata, ma poi così. Più che andare a lavoro mi servirebbe un profumo per le uscite o cose del genere. Se ti può aiutare al momento... Tutto sto... mi può aiutare. Utilizzo Dolce Gabbana Peony, okay. E per un certo periodo, un bel po', ho usato Her di Burberry, però diciamo che mi servirebbe più qualcosa che lasci l'impronta, nel senso che generalmente... un po' più di personalità. Esatto. Ok. Il posto in cui adesso, in questo momento, tu ti sentiresti proprio al settimo cielo, cioè proprio in pace. È presente tipo una pianura? Sì. Vuota, assolutamente niente se non erba, sì. E cielo limpido, cioè proprio il senso di nulla, okay. Però non la collina toscana praticamente. Sì, mettiamola okay. Così. Il silenzio sì. E il rumore soltanto della natura. A Pomaia, sì. Dai, una collina a Pomaia. Un po' perché abbiamo parlato di chimica. Sì. Un po' perché abbiamo parlato di... Ma tu anche, sei una ragazza secondo me molto dolce. Sì, me lo dicono spesso. Ok. Bene, e di personalità abbiamo parlato. Il profumo, vabbè, tra l'altro ce l'avevo qua. Il profumo che ti consiglio è questo qua. Che è? Si chiama Unue di Jeroboam. Ok. E perché? Primo, perché unisce quello che è il tuo studio, ovvero la chimica. Qui dentro ci sono un mix di muschi bianchi che, se ti vai a vedere le molecole, sono un gioco spettacolare. Mm-hmm. Sono molecole odorose stupende che ti danno una sensazione incredibile. Quindi le stai consigliando un profumo che lei può anche studiare come chimica, insomma è quello il senso. Gli dà una personalità, ma in più diciamo è proprio sul suo percorso, no? Okay, cioè i muschi bianchi sono delle molecole sintetiche, non sono molecole reali. Sono molecole ricreate che danno quella sensazione di pulito. È un floreale pulito, pienissimo di stile, super unico, ok? Che non ti dà la sensazione, diciamo, che mi hai evocato tu. Però mm-hmm. questo senso di libertà, no? Floreale, è un profumo un pochino anche acidulo, ma che ti dà una personalità incredibile con una scia pazzesca, spettacolare. Uno spettacolo della chimica floreale. Jeroboam Unue. Tocca a me. Tocca a te, Dario. Io sono Tocca un casino, però... Allora, che cosa vuoi sapere? Entro un po' in trance e ne ho bisogno un po' per... Ecco. Entrare nel mood. La bella volta di crack ci sta. Dario. Sì. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a tutti quanti. Se adesso spegni il cervello, qual è il posto che ti piacerebbe adesso, dove ti piacerebbe adesso teletrasportarti? Kamakura. È una località marittima vicino Tokyo, un'oretta da Tokyo di treno.
Ok, dato che semplicemente per una mia ignoranza, dimmi cos'è che ti piace di quel posto, cioè cos'è che ti attira, cos'è che senti? Mi piace che sia in qualche modo simile ai posti che frequentavo durante la mia infanzia, perché comunque io andavo moltissimo al mare da bambino, poi ho iniziato ad odiarlo con l'adolescenza, però da bambino ero veramente un frequentatore del mare assiduo con i miei, e soprattutto con mia madre, e mi piaceva molto quel fascino anche un po', no? C'erano quegli edifici un po' lasciati alla vecchia maniera degli anni Ottanta, un po' invecchiati, quei luoghi marittimi con le case tutte uguali, posizionate, sai, tutte precisine, una in colonna all'altra. Ecco, a Kamakura ho ritrovato un po' quell'aria, perché ora è tutta cambiata, Tirrenia è tutta modernizzata, hanno ricostruito nuove case, hanno ristrutturato le vecchie, quindi si riconosce, ma fino a un certo punto non è più il luogo degli anni 90 che frequentavo, cioè io correvo veramente sul cemento e la sabbia mi entrava nel buco del culo. Kamakura era, invece, è un po' quello, perché è rimasta un po' old fashion, diciamo così, però allo stesso tempo c'ha quelle pennellate giapponesi che chiaramente inseguono il mio spirito romanticone legato al Giappone, legato ai manga, agli anime, quindi è un misto di tutto. E poi c'è uno strano senso di nostalgia che mi ricorda ovviamente le storie che mi hanno formato, come Slam Dunk, Shonen Jump Gumi e in ultima botta Ping Pong. Quindi c'è quello. Quello è il luogo dove vorrei stare, dove mi rivedo se chiudo gli occhi. Ok, è giorno o è notte? Oddio, direi notte. Allora, potevo andare sul semplice, consigliarti una colonia che dentro ha un limone molto particolare che viene da quelle parti lì, con della vaniglia e del gelsomino che ricorda un pochino quelle sensazioni, ma no. Voglio andare oltre, voglio farti conoscere un profumo che per me è un pochino l'emblema del mare, okay. Del mare un pochino, se vogliamo, in tempesta, non per forza del mare quello bello, e un po' ho pensato a questo profumo quando mi hai detto che questa cosa qui è un po' quello che tu pensi nel passato, cioè hai fatto un tuffo nel passato. Noi purtroppo quando pensiamo a queste cose qua possiamo soltanto vivere quei ricordi belli che quando li pensiamo un po' ci fanno stare un po' male, perché il tempo passa, perché le cose cambiano, perché magari se ci vai adesso... Perché le frontiere sono chiuse. Le frontiere sono chiuse, ma anche perché non abbiamo più gli stessi occhi che ci avevamo da bambini. E allora ho pensato a lui, il re, secondo me. Ve l'avevano spoilerato in chat, Mega Mare. Ok. Allora, forse perché qualcuno mi conosce, qualcuno mi segue... e sa già che io ho parlato di questo profumo qua. Megamare è un profumo, per quanto mi riguarda, che rispecchia perfettamente il mare, ma un mare in tempesta, un mare scuro di notte. Nel tuo caso io l'ho pensato come tu, adesso, in questo momento, ok? Bam, teletrasportato lì, su quella roccia, a quest'ora, quindi adesso, alle 23:10, ok, che ti guardi questa distesa di mare. Bellissimo. Completamente nero. Questo è il profumo che ho attribuito a te, è tra l'altro uno spettacolo di profumo, ok, che spero tanto ti ricorderà anche a te questo terrore marino. Sì, il Kraken dentro una bottiglia. Ma lo comprerò sicuramente. Quanto costa questo? Questo sta sui 130 euro circa. No, lo prendo sicuramente. È un estratto di profumo e quindi diciamo ne va poco, anche perché se ti fai la doccia con questo ammazzi veramente qualcuno. Tra l'altro mi dispiacerebbe se le dicerie che stanno girando sono vere, ovvero quello che l'hanno riformulato, io non lo so, alcuni dicono di no, però guarda, solo perché ci tengo così tanto a quello che ti ho detto, io domani vado in profumeria e lo sento, ok? E se è identico, io comunque ti dico, vai Dario, se non è identico, io in qualche modo, anche se tu lo prendi, perché ti devo far sentire questo, che è l'originale. Alex, che dire, grazie veramente di tutto, è stata un'esperienza fantastica, divertentissima, ma anche istruttiva. Prendi il telecomando e schiaccia, sai bene, quel top.
chi c'è su YouTube. È Giubbi TV.